proprio. Tutti i genitori però sono accomunati da una cosa. In un paese dove tutti odiano tutti, sul lavoro, in politica, nelle riunioni condominiali, il livello di disagio si può vedere anche da piccolissime cose, come la strana e insindacabile libertà di usare una certa violenza quando si pulisce con un fazzoletto la bocca di un bambino. Dopo due passate, la successiva è sempre ingiustificatamente forte, violenta. Padri, madri, nonne. Alla terza passata sulla bocca del bambino, tutti tirano fuori una certa rabbia a dire tacitamente: «Bambino, mi stai sul cazzo». Qualunque cosa incontreremo là dentro, abbiamo più possibilità di sopravvivere se restiamo uniti, ok? Ok. Ok. Torniamo indietro, da cosa stiamo facendo? Sei pazzo, papà. Neanche morti. Andiamo avanti. Anna, scusami, non preferisci un bel gelato? No. O Luna Park? No. Euro Disney, Parigi, partiamo stasera. Stai tranquillo, papà, siamo arrivati. Per qualche ragione misteriosa, i festifici sono sempre gestiti da pregiudicati di pessimo umore. E ci sono 300 bambini in 5-6 feste che convivono in zone differenti ma attigue. Per cui per un bambino perdersi e farsi rapire da uno dei delinquenti di turno è uno scenario non del tutto implausibile. Tempo gli amici io li incontravo alle scene, nei locali, ora li incontro in farmacia o in posti come questi. No, va. Che cosa c'è successo? C'è ragione, non muovere ora. Cioè io penso che se in Italia abbiamo la crescita zero, ci sarà un motivo. Sempre tutti a denigrare l'italiano. E invece quello ha capito, prima di altri, che fare figli è una cazzata. Qui bisogna puntare dritto sulla ristorazione e sulla morte.